secondo me oggi un centro di documentazione può fare la differenza in due modi. Uno, diventando un po' una bussola, costruendo una serie di mappe che permettano a chi affronta certi temi di orientarsi, di avere degli elementi di confronto, anche per differenza, però più che fornire una mole di informazioni, di dati, dovrebbe costruire delle mappe e dei percorsi. Su questo potrebbe ancora fare la differenza. L'altra cosa che mi sembra utile è quella di provare come centri di documentazione a tenere insieme i quadri generali, cioè ad avere degli orizzonti e dei riferimenti che in qualche modo poi orientino il nostro agire. Quindi, da un lato avere una mappa delle informazioni, di come trovarle, di come muoversi tra esse. Dall'altra parte un orizzonte, un'etica, un'idea di mondo che si vuole costruire che in qualche modo ti permetta di tenere insieme dei quadri generali, cosa oggi molto difficile. Questo secondo me potrebbe fare la differenza. Rispetto alle parole, le mie parole sono complessità, confronto e fatica.